Buongiorno a tutti, benvenuti a un altro appuntamento di Nuoto.live. Abbiamo con noi questa sera Ilaria Bianchi, siamo contentissimi di riprendere questo appuntamento con voi, anche se ora che la quarantena è finita, però cerchiamo di tenere. In queste sere con un po' di racconti di acquatici e ci racconterà sicuramente Ilaria di come finalmente è tornata in acqua. Eccola. Ciao. Ciao, come Ciao. stai? Bene, grazie. Bene. Tutto bene. Il sorriso anche per il rientro in acqua, immagino, per la Sì, piscina, ovviamente. dai, siamo riusciti già una settimana che nuotiamo. Siamo riusciti a partire, non nella nostra piscina, ma siamo ospiti per ora a Imola. Esatto, quindi fai avanti e indietro, Ah, come io si è mossa? abito a 10 minuti da Imola, sono più vicina a Imola Perfetto. che Bologna, quindi per me anzi Perfetto. è più Fortuna. comodo. Però sì, non siamo solo noi, ci sono anche altre squadre, perché in Emilia Romagna ha aperto Riccione, sta aprendo Reggio Emilia, ancora a Bologna niente. Quindi siamo un po' ospiti per un po'. Sì. Senti, come stai? È da un po' che non ci vediamo. Come hai passato la quarantena? Cosa hai elaborato? Diciamo che tu sei una molto riflessiva in questi 2 mesi lontano dall'acqua. Immaginiamo che ritroveremo una nuova Ilaria adesso. Ma in realtà forse dirò una cavolata o non saranno tutti d'accordo con me, ma io sono stata bene dove vivi a casa, tutte queste lamentele, io sono stata da Esatto. Dio. Sarà che viaggiamo sempre noi tra giornalisti e appunto Esatto. atleti, e a volte ca casa fa anche un po' Anzi, bene. di solito il regime è abbastanza serrato, quindi insomma a me ha fatto piacere, c'è da dire, poi tanto comunque avevano annullato tutte le competizioni, quindi era inutile tanto star là a piangersi addosso per niente. Ci sarà tempo e ci sarà tempo per allenarsi, quindi insomma, io tra l'altro non ero da sola, vivo col mio ragazzo, anche lui era anche cassa integrato per ora, quindi a casa con me. Insomma, ce la siamo passata, abbiamo fatto cose un po' nuove, ad esempio l'orto, ci siamo dati all'orto. È stato divertente anche quello, Sì, no? dai, abbiamo messo un po' a posto la casa, insomma, quello che hanno fatto poi tutti. Sì. Però niente, mi allenavo a casa. Ecco, Francesco Cabula, infatti la prima domanda è già arrivata, chiedeva, ti sei allenata a secco? Cioè il delfino come l'hai... Purtroppo emulare il nuoto è un po' difficile. Ho cercato di tenermi sulle spalle perché sono un mio punto debole che appena mi fermo sento subito, insomma, che si allenta un po' la situazione, essendo molto lassa, e quindi sicuramente quelle, poi esercizi, qualcosa di cardio, ma emulare il nuoto è impossibile. O hai le cose, ad esempio mi ero presa una di quelle rotelle per fare gli addominali, per fare il core, insomma, mi sono un po' arrangiata. La mia personal trainer mi mandava degli esercizi, insomma, dei video. Insomma, qualcosa ho fatto. Cercavo di fare almeno tutti i giorni qualcosina. Hai studiato un po' di video, magari ti sei riguardata a gare o ti sei motivata o no, No, oppure... me la sono proprio goduta. Hai fatto bene, hai No, fatto bene. ho fatto un paio di video di esercizi a secco, che sono il profilo, e basta per il resto. Mi sono Ecco. abbastanza. Abbiamo fatto qualche zoom con le ragazze che nuotano con me. Ah, ecco, bello. Quello è anche stato un modo di, diciamo... Di ridurre le distanze e anche di divertirsi un po', Ma sì, no? ma anche quello che poi ho consigliato a tante persone che mi chiedevano, insomma, come andare avanti con questa quarantena, come gestirsi gli allenamenti, che capisco, cioè, nuotare, allenarsi da soli in casa è terribile. Però, cioè, se ti trovi ogni giorno qualcosa di diverso, io ad esempio ho provato dei video di yoga, cioè mi sono un po'. Ho provato cose nuove, perché poi, nel senso, come cerco qualcosa di nuovo sempre in acqua, lo cerco anche nella vita di tutti i giorni, insomma, dopo un po' fare sempre le stesse cose mi stufo. E quindi niente, ho fatto delle cose un po' nuove, un po' di yoga, un po' Non hai fatto come lei Fimova che chiedeva le laventi, che non so se hai visto su una barra di Sì, che vendita. nuotava sul tavolo. No. Non eri così disperata, diciamo. No, ma poi non so proprio dove mettermi, cioè, devo tirare giù tutta la casa per fare quella cosa lì. Ecco. Senti, Vivi che chiedeva, diceva lei si sentiva persa in questi 2 mesi senza acqua, chiedeva a te come è stato invece tornare in acqua, cioè i primi allenamenti, come sono andati, sensazioni. Allora, noi siamo stati fermi 50 giorni perché siamo stati abbastanza fortunati, siamo riusciti a nuotare tutto marzo.
E l'ultimo giorno è stato tipo il 5 aprile, quindi un po' più di un mese. Molti so che non nuotano da più di 2 mesi, e, però è stato un po' come settembre, dai, i primi allenamenti. Qualsiasi cosa facessimo era faticoso, ma lo è adesso ancora, perché è passata solo una settimana, stiamo andando con calma ovviamente, quindi siamo su 4.500-5.000 proprio ponderati, perché già stiamo stramazzando, però è normale, insomma, come quando si parte a settembre è così. Sì, non ha neanche senso, tra l'altro, forzare in questo senso, nel senso, non avendo adesso un calendario ben definito e tutto, quello che è importante adesso è la famosa sensibilità con l'acqua, no? Esatto. Da ritrovare, esatto, la voglia anche di nuotare. È l'unica cosa che i nuotatori soffrono un po', perché la sensibilità dell'acqua è tutto. Cioè, ogni giorno cambia, figurati nuotando, figurati dopo tanto tempo che non si nuota. Ovviamente quella è la prima cosa, ma non penso che avrò fretta. Non mi sembra che siamo partiti con la fretta di fare mille cose, tanto ancora non sono neanche confermati i mondiali di Abu Dhabi di dicembre, quindi proprio, insomma, siamo... Ecco, la vasca corta che te poi ha regalato, sei stata la prima donna a vincere... Un oro per l'Italia, mi ricordo benissimo quei bei mondiali dove tu e Fabio avete diciamo tolto questa lacuna per l'Italia. A Istanbul. Esatto. Sì, senti, è stato molto bello. Per te la vasca corta ha anche un sapore speciale, cioè a volte è un po' snobbata, ma è divertente anche. Anche magari la vivi anche in modo diverso. Beh, credo sempre sia un'occasione per gareggiare, per andare forte, quindi... Non trovo giusto che venga snobbata la vasca corta. Alla fine, ok, le Olimpiadi non si fanno in vasca corta, però è un modo per far partire la stagione, è un modo per gareggiare ad alto livello, è un modo per appunto incontrare avversari che incontreresti magari solo l'estate. E, è bello perché invece è una cosa un po' diversa dalla solita vasca lunga, quindi ci sono due modi per prepararla, si prepara la vasca lunga in un modo e la vasca corta in un altro, quindi ci sta anche cambiare durante l'anno, magari ti concentri i primi 3 mesi sulla vasca corta, cioè te la passi anche, no? Preparando... Anche certi particolari tecnici che proprio questa lacuna lo dimostra, nel senso prima di te e di Fabio, che non avevamo mai vinto l'oro. In Italia forse erano un po' trascurati all'inizio, comunque non erano curati come altre nazioni, le virate, le partenze, cioè l'hanno dimostrato grandi atleti, penso a Lochte, penso alle Klo, che hanno vinto tanto in corta e poi però anche lì hanno fatto altrettanto. L'Italia ha sempre avuto un po' brutta nomea, insomma, dei fondamentali, quindi partenze virate, sempre un po' al di sotto della media comunque internazionale. E sono contenta che comunque in questi ultimi anni si veda un po' di attenzione alla tecnica, attenzione a queste cose, che alla fine, come ho detto, perché trascurarle quando ti può essere un modo per limare ancora un po' il tuo tempo, limare la prestazione, non avrebbe proprio senso non cercare, insomma, di migliorarsi. È cambiata la farfalla da quando hai iniziato tu? Cioè, come la vivi questa evoluzione? Tutti gli stili hanno un'evoluzione portata anche dai campioni che arrivano, che magari portano nuove tecniche o comunque... cioè, tu hai vissuto, ti senti di dire che qualcosa è cambiato? Nella tua nuotata qualcosa l'hai cambiato in questi anni? Beh, sicuramente in 25 anni di nuoto agonistico si è evoluta naturalmente. Io mi ricordo che a Pechino nuotavo ancora frontale, quindi... proprio, ma ci sta, è normale, cioè nel senso si cerca sempre il pelo nell'uovo per migliorarsi, no? E quindi penso che il delfino sia cambiato, sì, ma non esageratamente. Ci sono stati, cioè io ho vissuto tutta l'evoluzione di Sara Sjostrom, ad esempio, che ha alzato l'asticella del delfino, come può essere Piti nella rana, e sono toste perché qualche anno fa non c'erano, sì, c'erano, però non nessuna come lei. Erano molto più vicine, ora lei è proprio lontana, almeno fino a prima di Guangzhou, era proprio lontana dalla seconda. Però, insomma, è bello che sia così, perché è normale l'evoluzione del nuoto, poi non è solo nel delfino in tutti gli stili. Ecco, la studi ogni tanto, Sara? Cioè, vedi qualche video, comunque, o ti capita di fare...
magari quando avete le due semifinali separate, ti capita di guardarla o in qualche Mi minuto? capita, ma è una cosa proprio che non saprei spiegare, non saprei neanche raccontarti da dove prende la forza che ha nelle sue gare. Cioè, proprio, è come, io ci ho gareggiato di fianco, è come gareggiare di fianco a un uomo, Ecco, cioè, impressione, c'è proprio gara. è quello che colpisce, cioè il fatto che impressioni un atleta che gli gareggia a fianco, vuol dire veramente, cioè siamo ai livelli di quando gareggiava Phelps ovviamente nelle sue Sì, gare. Cioè. assolutamente. Ma infatti poi è una delle atlete più forti del mondo anche per questo, eh. È un portento, non riesco a capire, ci avrà un segreto, non lo so, però sì, è assurdo notarci di fianco. Senti, e chiede Vivi a che età hai iniziato a nuotare e quando hai pensato di poter entrare in nazionale praticamente, di nuotare per caso. Allora, io ho iniziato a nuotare quando avevo 5 anni, ora ne ho 30, quindi non ho mai smesso. Ho iniziato agonismo a 5 anni, perché prima nuotavo nella piscinetta per i bimbi, poi dopo sono passata ai corsi e dai corsi mi hanno selezionato per l'agonistica. E ho iniziato subito, ho fatto il primo campionato italiano juniores che ho vinto il 100 farfalla nel 2004. Quindi da lì è partita la nazionale juniores ed è sempre, insomma, è stata una cosa, una catena. Beh, adesso è già un bel ciclo, eh. Sì, è Senti, vero. ecco, Sara di 12 anni invece ha mandato una domandina qua, chiedeva se, dicevi non hai mai pensato di mollare, cioè dicevi non ho mai mollato, ma l'hai mai pensato invece? Ci sono stati qualche Sì, momento difficile? assolutamente. Sì, cioè, nel senso, prima ho detto, è sempre stata una catena, ma ci sono stati, come per tutto, nei momenti no. Il momento più duro, cioè pensandolo adesso, dicevo, vabbè, è stato il passaggio tra le superiori, le medie e le superiori. Perché finiva la terza media, vedevi tutti gli altri che andavano, che uscivano, sapevi che comunque saresti andata alla superiore, quindi saresti salito un po' di livello, no? E quindi saresti magari iniziato a uscire. E quindi ho detto, no, ma chi me lo fa fare? Cioè, nel senso, io volevo andare a studiare con i miei amici a pomeriggio, eh. Sempre, no, non posso, allenamento. Quindi quello è stato il momento in cui io avrei mollato. C'è stata mia mamma e la mia allenatrice dell'epoca che hanno, fortunatamente, hanno spinto. Due donne che hanno. Due donne. Io ho avuto un'allenatrice fino ai 19 anni, era un po' la mia seconda mamma. E quindi, insomma, è stato lì, loro hanno insistito, mi hanno cercato di barattare il mio anno con meno lavoro in acqua, me lo ricordo ancora. Ho detto, dai, ma ti facciamo fare poco. Ho detto, vabbè, dai. Non... E poi dopo lì, insomma, è sempre stato abbastanza Beh, meno male, lineare. visti i Dopo, risultati, meno male. sì, dopo comunque è diventato più serio, è diventato poi il mio lavoro, quindi insomma, ci mancherebbe. Senti, il tuo stile, che dà sempre vivi, è sempre stato il delfino? Cioè. Sono sempre stata portata, almeno a quanto mi raccontano, comunque al delfino, anche da piccolina. E ho fatto misti e ho fatto stile e delfino. Poi dopo ovviamente ci si specializza più su Ecco, ti un impressiona paio di gare. che la Siostromo, ad esempio, faccia così bene stile delfino anche a quel livello di eccellenza? Beh, comunque, oddio, lei è talmente un portento che se la metti dentro a fare anche dorso. Non batterebbe gente che si allena solo per il dorso, cioè siamo a questo livello qui. Quindi no, non mi sorprende, assolutamente. Ecco, invece Silvia Scapol ti saluta e dice: sono nuotatrice di grande esperienza dentro e fuori dall'acqua. Chiede se pensi che questo lockdown possa portare ad un buco generazionale nel nostro sport. Ecco, come sarà difficile, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, riprendere piuttosto che tenere Ma l'amore vivo per l'acqua. io spero che ci sia l'apertura di tutti gli impianti entro giugno. So che sarà molto difficile, però sono fiduciosa che non possono lasciare indietro così tante persone. Cioè, è proprio controproducente. E quindi io spero che comunque al momento delle aperture si riparta tutti, ok? Noi gli agonisti, interesse nazionale, ma non è che portiamo avanti solo noi il movimento del nuoto, ce cioè lo portano dai piccolini
anzi, sono loro la maggior parte, quindi io voglio credere che appena aprono le piscine ripartirà tutto. Insomma, alcune stanno già ripartendo, anche perché se partono ad esempio i corsi di nuoto, che sono quello, l'introito che magari può avere un impianto sportivo, devono fare per forza partire anche i ragazzini dell'agonismo, cioè mi sembra una catena, insomma. Io sono fiducioso, dai. Senti, chiedevano prima, come ti chiedevo io, chiedevo anche adesso se riguardavi, se riguardi le tue gare, se vivi delle emozioni quando le riguardi. Beh, certo, certo. Non le guardo spesso perché non amo rivedermi in realtà. Cioè, sì, subito. Quindi proprio appena uscita dall'acqua, nei momenti post-gara. Però non sono un amante del riguardarsi dopo tanto tempo. Cioè, sono molto... Ok, hai fatto una cosa... Fine, basta, devi partire. Gira la pagina. E quindi forse un po' per quello. Ecco. Senti, chiedevano poi... Ecco, ti saluta invece Matteo Orsoni, tuo tifoso e fotografo. Ciao, ciao. E poi chiedevano com'è stata l'entrata in nazionale? Cioè, cosa hai vissuto? Cosa ti ricordi? Se... Allora, io mi ricordo... Allora, la mia prima nazionale è stata nel 2004, juniores. E non ho grandi ricordi, perché comunque... era, insomma, i compagni nazionali avevano più o meno la mia età, quindi ho detto vabbè, vai, insomma, mi sentivo un po' parte del gruppo. Il momento in cui sono entrata in nazionale assoluta, io ho fatto la mia prima nazionale assoluta a Pechino 2008, cioè io momentino, tutti quelli... qualunque proprio, cioè... Com'è? Sei arrivata proprio nel dicevo, sei arrivata proprio in un momento clou, sei arrivata. Sì, tra l'altro non avevo neanche fatto gli europei di Vasca Lunga, che di solito si fanno prima, no. Proprio io ho detto che sono andata diretta lì e infatti è capitato penso mai che un atleta abbia fatto la matricola alle Olimpiadi e mi sentivo, cioè io erano tutti, all'epoca c'era Rosolino, c'era Magnini, c'era insomma persone che io avevo già, che avevo visto solo in TV. E quindi comunque essere là, insomma, da sola, piccola, era proprio sempre presente nell'angolo, così, tipo che guardavo, super impaurita, sì. Però dai, dopo è andata bene, no? Beh, direi mi sono comunque, fatta mal volere. Ti è piaciuta quell'Olimpiade? È stata per il nuoto in generale, proprio a livello internazionale, a parte il record di Phelps, ma... Ci sono state gare incredibili, quella piscina era bellissima, da quel che racconta, non so dire anche tu. Non c'è stata mai nessuna piscina come quella, secondo me, che io ho mai visto nel mondo. È stata un'Olimpiade tanto famosa perché comunque erano usciti da poco i costumi di gomma. Quindi si sono fatte finali che si aspettavano nel 2020. Mi ricordo all'epoca che ti dicevano che la finale del 50 stile, uomini, i tempi che hanno fatto si pensava di vederli nel 2020, cioè cose proprio assurde, perché appunto erano all'epoca erano appena usciti i costumi di gomma e noi li stavamo testando pochi mesi prima, i primi ovviamente li avevano dati a noi perché poi sì, perché c'è stato praticamente è stato quel biennio di Pechino e Roma, praticamente. Esatto. Pechino, poi ora i mondiali di Roma che si poteva usare il costume in gomma, quindi sono dei tempi che dopo ci sono voluti un po' di anni per rivederli. Sì, anche le sensazioni erano totalmente diverse in acqua, a proposito di sensibilità, no? Era un altro nuoto. Nuotava da solo. Ricordo giusto ancora secondo te che si sia tornati indietro così, secondo te? Penso che comunque abbia un po' snaturato l'acquaticità, cioè rendeva tutti pari. Cioè se io ho più acquaticità di te, te che ne hai di meno di me, eravamo pari. E questo non lo trovo super ingiusto. Cioè, madre natura ti ha dato un certo galleggiamento e quello te lo toglieva. C'era il famoso esempio di Bernard, mi viene a caso, no? Che si diceva nello stile libero... Poi, vabbè, lui è un grande campione, ma un fisico così grosso, dicevano che avesse quel galleggiamento, come si è visto a Pechino... Sì, perché era proprio una sensazione... L'ho usato poco, quindi... Però me la ricordo che era assurdo, cioè uno scivolamento incredibile. Cioè, nuotava da solo, praticamente. Non è vero, confermo. Io ho usato una gara master per caso i pantaloni solo e i pannelli ti tiravano sulle gambe. Gli uomini poi potevano usare anche la parte sopra, quindi... E mi ricordo all'epoca che c'era Rogan, che faceva dorso, che aveva preso un costume
era andato in vasca di riscaldamento, l'aveva buttato nell'acqua e fa: no, non nuota da solo. lui è simpaticissimo. Beh, dicevi prima, tu hai vissuto veramente un cambio generazionale epocale, perché Pechino è stato un po' il cambio. Hai vissuto proprio il cambiamento che c'è, sì, stato da quell'Italia che arrivava dall'esplosione di Sydney del 2000 ed era lì sul finire con Rosolino, Magnini, esatto, che poi sono andati ancora avanti un pochino, e poi hai vissuto quelli che stavano arrivando, cioè Federica che stava già crescendo, ha vinto lì l'oro, e piano piano hai visto, adesso vedi anche le ragazzine, i ragazzini più piccoli, cioè... sono io la più grande adesso, sì. Perché cioè... comunque di trentenni ce ne pochi, quindi... E il nuoto d'Italia via... ha avuto un'evoluzione pazzesca in questo senso, sì, no? Cioè, l'hai vissuto da dentro, tu? Ho vissuto? L'hai vissuto da dentro questa evoluzione, dico, è stato pazzesco per te, immagino. Sì, ho visto vedere... quasi tre generazioni di nuotatori, ho visto quelli che ormai non c'è più nessuno, sono rimasti io, Federica, basta praticamente, e, la mia generazione, diciamo, e quelli che ci sono adesso, i ragazzini che ci sono adesso, per me sono ragazzini. Ne ho visto un po' tre, però è stato bello perché lo trovo diverso da quello che era all'epoca. Tutto è partito da Sydney, comunque, cioè, nel senso, Sydney è stato il nostro Big Bang del nuoto, cioè è vero che prima ci sono stati, sì, già grandi risultati, ma a detta di tutti Sydney è stato quello che poi ha fatto esplodere nuovamente e arrivare a nuovi livelli in nuoto in Italia. Esatto, più avanti, eccetera. Tu avevi qualche mito da piccolina, dicevi prima che guardavi, o Ma no? Cioè, hai sì, sempre cioè... pensato di far nuoto? No, nel senso ho sempre pensato, ho fatto solo nuoto. Ah, Nel ecco, senso... no, da piccolina sei partita, faccio nuoto, nel senso non... o Io, pallavolo, mia mamma mi ha messo in acqua che avevo 5 anni, quindi ho fatto poco altro. No, mi ricordo che l'estate facevo pattinaggio, e ho fatto un po' di tennis, però comunque la parte estiva, perché all'epoca quando sei piccolino hai 3 mesi praticamente che non fai niente. E facevo tipo queste cose qua vicino casa, che c'era un campo sportivo e si potevano fare anche solo l'estate, quindi... però il resto dell'anno c'era solo nuoto. Ti dicevano la tua vasca però è Londra, dicono, citazione tua, che prima dicevi di Vero. Pechino la più bella, però Londra per te ha un sapore Vasca, speciale. beh, Londra ho fatto i miei due migliori risultati, quindi escludendo ovviamente il record italiano di Roma. Però come risultati, come si può dire, non di tempo, proprio risultati, è stata Londra. Alla fine sono sempre andata forte lì, quindi direi di sì, che è la mia vasca. È sempre un Ti piacere devo... tornare. Ecco. Fede Giorgi chiedeva come hai ritrovato Bastelli dopo 2 mesi. Contentissimo, Bastelli. Non vedeva l'ora di farvi Non vedeva lavorare. l'ora di tornare ad ammazzarci. E poi chiede Longhine Elisabeth, invece chiede Longhine Elisabeth chiede quando avevi 12 anni quante ore ti allenavi al giorno? Oddio, 12 anni, che classe si fa? 12 anni alle medie, direi, Quante? intermedie. 5 giorni? 5 giorni sicuramente, tutti i giorni sicuramente. Non mi ricordo se facevo anche sabato, 2 ore più o meno. Sì, una volta al giorno ovviamente. Io ne ho iniziato a fare i doppi a 20 anni. Ecco, adesso secondo te si esagera un po' a volte, forse, nel senso le ragazzine di adesso, secondo te forse fanno un Io po'... sì. Penso di sì. Cioè, a volte ci sono proprio dei accanimenti su dei ragazzini, ma anche proprio anche dal genitore. Tu dicevi che è stata una fortuna che tua mamma non ti ha... Cioè, voleva che continuassi, ma non ti ha mai messo proprio al muro, tra virgolette, ovviamente, nel No, senso... nel senso, è stata quella volta lì, però io avevo capito che quanto ci tenesse. Ma non mi ha mai, non so come dire, cioè non è mai stato sul bordo Obbligato. vasca col cronometro, cose che vedo tante volte, ed secondo me sono agghiaccianti. No, mia mamma mi ha iniziato a venire a vedere quando sono in nazionale, però capiva che sarebbe stata una vera perdita, cioè in maniera buona, capito, il farmi smettere. E quindi per quello aveva insistito all'epoca, ma non è mai stata opprimente. Se io gli chiedi i miei record, non li sa. Infatti una volta Beh, ma dovrei fare... è bello così, la vive magari anche in una maniera diversa, cioè a livello Sì. molto più emozionale, ovviamente. Sì, per lei ovvio che all'epoca gli sarebbe dispiaciuto, però non è mai stato pressante.
anche perché probabilmente non sarei arrivata dove sono arrivata, perché di solito quando qualcuno ha dei genitori eccessivamente pressanti, eccessivamente che vedono in loro, nel ragazzino, il fallimento proprio, di solito smettono perché poi si stufano, non puoi arrivare a casa e parlare ancora di nuoto che ti chiedono, hai fatto 2 ore di allenamento col tuo allenatore, torni a casa, c'è la mamma, il papà che ti chiede che tempo hai fatto, cioè non esiste. Quello che dico, infatti sono arrivate delle domande proprio su questo tema, era molto caldo, abbiamo visto, perché chiedevano, dicevano appunto, gli accanimenti non servono a niente. È vero, secondo te, appunto, che bisogna prima crescerli come, cioè questi ragazzi devono diventare prima uomini e donne, e poi iniziano, diciamo, a ritarare gli obiettivi, cioè ovviamente no, non pressare dall'inizio, e ovviamente chiedevano poi il ruolo dei genitori, per te è stato fondamentale per avere un percorso anche poi così lungo, come hai dimostrato, perché sei iniziato Certo, giovanissima. però comunque mi hanno sempre lasciato libera di scegliere e quando vai male, vedo appunto genitori che si accaniscono perché il mio figlio va male, però allora mi ci metto in mezzo e si mettono tra l'allenatore e l'atleta, cosa che è la cosa più sbagliata del mondo. Quindi è ovvio che devono crescere prima come uomini e donne, certo, ma quando è finito l'allenamento, è finito l'allenamento. Se sei andato male, sì, ti deve essere da sostegno, ma non, niente di più. Non deve andare sul tecnico. E questa è una cosa che vedo tanto fare ed è il motivo per cui poi i ragazzini smettono. Parli già un po' da allenatrice. C'era chi chiedeva prima: ti vedi sul bordo vasca tu? Ti piacerebbe allenare i ragazzini o magari allenare ad alto livello? Non so se sarei capace di allenare dei ragazzini piccoli. Perché io sono esigente con me stessa, cioè io penso che se lo posso fare io, lo può fare anche un'altra persona. Non sto parlando di Olimpiadi, sto parlando di tecnica in acqua, di allenamento. Cioè l'ho fatto io che sono pigra, che sono una persona normale, e quindi con i ragazzini piccoli che so che si lamentano, non sarei molto buona, non lo Però so. è un bel esempio, cioè nel senso se tu, visto quello che hai fatto, dici lo potete fare tutti, caspita, quello sì che è un bel messaggio. Ma sì, cioè, nel senso, non vengo da dei genitori prodigio, quindi mi sono sempre fatta il mazzo per andare forte, cioè, è quello l'unico ingrediente. Però comunque mi piacerebbe continuare a poter tramandare quello che mi è capitato e quello che ho vissuto e consigliare magari a chi è meno esperto come poter fare in un certo, non so, un certo momento, però anche in acqua, però non lo so, in realtà, non ho, boh, non ci ho ancora Ecco, pensato. intanto chiedono se hai ripensato a Simo Benfe, chiede se ricominci a allenare anche i 200 delfino, perché dicono devi crederci anche lì. No. Ah, io in realtà non è che li ho mai allenati, il 200 delfino, è successo e basta. Praticamente io ho nuotato. È tutto partito da un sette colli nel 2017, dove io di solito c'erano 3 giorni, facevo 50 e 100, e il terzo giorno facevo 100 stile. E ho detto, Fabri, ma sto 100 stile, tanto faccio una fatica incredibile, faccio sempre schifo, facciamo altro. E il terzo giorno c'erano i 200 delfino. E comunque con la mole di lavoro che ho a delfino, mi sentivo in grado di poter fare un 200. E ho detto, vabbè, dai, proviamo. Proviamo, ho fatto 2,9 e ho detto vabbè, finita lì. Insomma, sono fatto il mio 200 delfino, 7 colli. Non mi ricordo neanche se avevo preso la medaglia. E arriva Butini e mi fa: no, no, ma adesso li fai a Copenaghen in corta. E ho detto: no, adesso non esageriamo. A livello internazionale ci devo pensare. Insomma. Beh, insomma, alla fine ho preparato i miei 100 delfino come sempre. E ho provato a fare il 200 delfino anche poi all'Europeo di corta, che è andata bene perché ho preso la medaglia. E quindi da lì ho detto: vabbè, dai, tanto in corta posso continuare anche a riprovare. In lunga è già diverso. È molto più complicato, secondo me. Secondo me è una delle Un'altra gara gare proprio. più difficili a livello proprio mentale. Ma non solo, non solo mentale. E quindi già in lunga secondo me lo devi proprio allenare. E a 30 anni devi cominciare a essere dura, allenare 200 delfino in vasca lunga.
Anche se mi pento, perché so che è meno competitivo del 100, ed è un dato di fatto. Perché comunque quando giù hanno vinto. E magari... infatti, magari anche il fatto di avere meno pressioni, nel senso che per te il 100 ovviamente è la gara focus, no? Nel senso, fare un'altra gara che ti... La vivi con più tranquillità e senza magari le stesse aspettative, cioè magari ce l'hai le aspettative ma senza le stesse pressioni che hai sicuramente su un 100. Sì, sì, è vero. Infatti anche a Glasgow quasi non vedevo l'ora, insomma, di arrivare al 200, perché era un po' liberatorio, tra virgolette, non avevo quasi niente da perdere. E quindi ho detto, vabbè, chissà che... Ho guardato un po' di tempo e ho detto, chissà che una medaglietta si possa prendere. Però, insomma, è andata bene, perché alla fine ho rifatto il tempo che avevo fatto 2 anni prima, e a quest'età è difficile. Cioè, lo ammetto, non è... ogni anno è sempre più difficile. L'allenamento, il recupero, insomma, da vecchiaia. Quindi, comunque, fare bene il 200 mi rende... Dico, allora vedi che riesco a fare ancora qualcosa... Non di buono, però riesco a reinventarmi, anche se è una gara complicata. E quindi questo mi fa un po' ringalluzzire, ma è tutto nella mia testa. No, però è interessante vedere come dicevi tu. Cioè, ha avuto una spinta magari anche per il 100, nel senso che ti ha dato una motivazione in più il fatto di vedere cosa riesci a fare. Sì, e poi comunque prendere una medaglia in una gara che proprio non è la tua, cioè, è sempre un po', dai, ti dai delle aria, no? Senti, chiedevano a proposito di cambiamenti, di azzardi, se tu avresti cambiato allenatore come ha fatto Gregorio, se credi che sia un azzardo quello di farlo a un anno da potenzialmente, sempre se ci sarà l'Olimpiade l'anno prossimo. Ma io, secondo me, ha fatto bene, perché come ti ho detto, cambiare a volte è la scelta giusta, e lui tra l'altro ha vinto tutto, quindi non... perché non cambiare? Perché non trovare qualcosa che magari gli fa sentire bene, come il nuoto in mare? Non lo capisco, perché no, ovviamente lui fa nuoto di fondo. Però guarda, gli auguro veramente di riuscire a, sicuramente ha dei piani in testa, e spero che questo cambiamento, insomma, lo faccia un po' ripartire. Ecco, vediamo se c'è ancora qualche domanda. A proposito di piani, ne è arrivata una, tipo, se nuoterai ancora dopo Tokyo? Ma io penso che sarebbe difficile. Cioè, io già dopo Tokyo pensavo comunque di rallentare. I miei piani sono falliti, perché dovrò continuare per forza anche il prossimo anno. Però dubito che conoscendomi, anche se non lo voglio ammettere, dubito che riuscirei a stoppare totalmente la piscina, perché è sempre stata la mia vita. E non saprei proprio cosa fare. So fare quello, quindi sicuramente continuerò ad andare in piscina, e magari mi trovo e assolutamente rimarrò nel gruppo sportivo della penitenziaria, e con l'opportunità che mi hanno dato di poter rimanere all'interno del corpo anche a lavorare, è assolutamente una cosa che prenderò sicuramente in considerazione. Però, come ti ho detto, mi piacerebbe trasmettere quello che ho imparato, quello che so, e non ho capito ancora come, ma mi piacerebbe. Ecco, a proposito, parlavi di lavoro, ma invece chiedevano quali sono le tue passioni invece fuori dall'acqua, il tuo passatempo. Perché dicevi, la mia vita è il nuoto, nel poco tempo che rimane, soprattutto in questa quarantena, a parte l'otto No, non ho mai avuto tanto tempo per coltivare altro, però nel mio piccolo, magari weekend, abbiamo preso la moto, quindi ci andiamo a fare dei giri, oppure, non so, fare da mangiare semplicemente, una cosa che mi piace. E Il quindi tuo piatto forte, quello piatto che forte, proprio che la ti viene, cheesecake, la la cheesecake, cheesecake, mannaggia. sì. Adesso ci hai messo appetito, hai visto l'ora. Ecco, qualcuno aveva già scritto, andare in moto con Nick, il passatempo. Qualcuno Sì, ha scritto Nicola è Francesco il Cantoni. mio Ecco, ragazzo. esatto. E chiedevano poi se c'è una collega che ammiri di più, perché, e se c'è una nuotatrice che temi di più anche. Beh, sicuramente una nuotatrice che ammiro è Katinka, perché la trovo, oltre ai suoi risultati,
La trovo veramente concentrata, veramente professionale, cazzuta, si può dire. Sì, Che ho visto assolutamente. in poche atlete. E lei è veramente una macchina da guerra da cui molti dovrebbero prendere spunto, secondo me. Molti dovrebbero guardare come si approccia alla gara, come si approccia all'allenamento. È veramente anche lei è un mostro. Le hai chiesto anche qualche consiglio, cioè, nel senso, è una che è disponibile, cioè, poi mi sembra una tra avversario, tra comunque rivali in acqua. Sei riuscita a parlarle qualche volta anche un po' più con tranquillità? O... In realtà non tra sì, cioè nel senso ci parliamo, ho trovato modo di parlare soprattutto con le ragazze con cui ho fatto ASL insieme, straniere, però con lei no, in realtà mai, cioè ci salutiamo, ma non cioè in realtà è da poco poi che gareggio con lei, parte due Delfino, non ci ho mai gareggiato Esatto. contro. Però insomma ci conosciamo, ovviamente una vita che ci vediamo in piscina, però no, con lei mai. Quella che temi di più è la siostromo, o tu non temi nessuno, come dicono molti nuotatori. No, temo, cioè il concetto di temere qualcuno è un po', non so, un po' labile, perché alla fine se tu hai fatto quello che potevi fare, non puoi controllare gli altri. E quindi se arrivi secondo una gara, ma tu hai dato quello che potevi dare, gli fai complimenti, però non è un avversario da temere, è un Forse avversario da sfidare. può essere inteso anche nel discorso della tattica di gara. Magari c'è qualche avversario che ti dà fastidio per una tattica di gara che può essere, non so, provo a pensare anch'io. Se c'è qualcuno che dice proprio cavolo, questo magari ti fa il passaggio forte che ti sballa, no? Ma poi ognuno deve andare col suo binario e non No, assurdo, per pensarci. fortuna, cioè, ognuno sa la sua corsia, quindi grazie a Esatto. Dio. Ecco, magari questa cosa qui più sul nuoto di fondo, secondo me, si applica, perché magari c'è uno che ti sta dietro tutto il tempo e l'ultimo 25 ti mette la mano avanti, impazzirei. Però nel nuoto è un po' più difficile, dai, nei 50, nei 100, nei 2. Però comunque ormai conosci l'avversario, anche Katinka. Cioè, l'ultimo 50 era fatto più forte del primo, ma io lo sapevo, cosa devo fare? Cioè, magari essere come lei, invece che da temere, da ammirare, secondo Senti, Ilaria, ti ringrazio, è stata gentilissima. Hai risposto praticamente a tutte le domande che sono arrivate. E cosa, appunto, adesso cosa ti aspetti? Cioè, quest'anno è difficile anche un po' ritarare un po' gli allenamenti, come dicevi prima, gli obiettivi. Ovviamente, per fortuna ti hanno spostato di un anno a Tokyo, così almeno possiamo goderci le tue gare quando ci saranno ancora un anno, no? Almeno un Sì. altro anno di Ilaria. Ma per ora gli allenamenti saranno un po' noiosi per tutti. Fabri ci ha detto forse ci sarà una gara d'agosto, se ci sarà, cioè nel senso probabilmente è una cosa della federazione che magari vorrebbe essere un campionato italiano, però la vedo dura. E la vedo dura anche prepararlo, perché ok, noi possiamo nuotare, ma molti non possono, quindi mi sembra un po' una cavolata. Però cosa fai? Aspetti, aspetti, aspetti. Gli allenamenti ovviamente sono tarati per questo periodo e saranno un po' monotoni finché non si sa qualcosa. Però l'importante per noi è stare in acqua e rimanere attivi, tra virgolette. E per ora faremo questo. Quando ci Ecco, sarà da beh. tirare sarà ancora più dura perché dici cosa lo sto facendo a fare? Esatto. Però dai, è così. Ecco, senti, per chiudere, c'era una ragazza che ho visto prima che scriveva che era ungherese, diceva, puoi dare dei consigli a chi ha 12 anni, cioè che sta nuotando, che magari adesso deve riprendere o comunque in generale sulla carriera. Ma a 12 anni prendila come se fosse un gioco. Un gioco, ma non troppo. Cioè, nel senso, se ti piace, stai bene in acqua, se ti dà soddisfazione fare le gare e vincere magari le tue gare, le tue paure o migliorarti nel tempo, migliorare il tuo tempo, allora è quello che fai bene a continuare, fai bene a farlo, insomma. Ma poi, come tutto nella vita, non solo nel nuoto. Cioè, se c'è una cosa che ti piace, coltivala. Se puoi. E quindi questo è il consiglio che posso dare a una ragazza di 12 anni. Mi ricordo io a 12 anni, ma per me era una. Quasi non mi ricordo perché era una cosa talmente spensierata nuotare che non ho particolari ricordi di cose brutte e cose belle, perché lo facevo e basta, perché mi Ecco, piaceva. esatto, perché c'era un'ultima domanda
le emozioni hai imparato a gestirle col tempo, immagino anche che chiedevano come le gestisci, come le hai gestite le emozioni, sì. Che ne hai avute tante nella carriera. Sì, però mi hanno sempre insegnato a dire come va, cioè nel senso, tanto non ti potrà andare sempre male, se ti va sempre male vuol dire che c'è qualcosa che devi cambiare. Se però sei tranquilla, serena, hai fatto quello che dovevi fare, se va bene bene, sei felice, ma se va male, insomma, si vive lo stesso per me. Bene, Ilaria, grazie, grazie mille. Allora speriamo di vederci presto in vasca. Infatti vorrà dire che la situazione finalmente è tornata a una bella Speriamo. Normalità. E in bocca al lupo, buone nuotate, buoni allenamenti. Grazie. E buone cheesecake. Grazie, grazie, crepi. A presto. Ciao, ciao. Ciao, buona serata. Ciao.